Allora, questi qua sono tre dei delle cinque vele, perché in realtà sono cinque, perché la settimana prossima ci saranno altre due che tireranno le valli e le città e i comuni del Trentino da qui al 29 aprile. Questa è una delle iniziative che stiamo mettendo in campo per veicolare il messaggio del referendum del 29 aprile, e sappiamo che ci sarà la tendenza da parte delle altre forze politiche di mettere il silenziatore a questa iniziativa, al fatto che il 29 si vada a votare. La scelta della data da parte del Presidente dell'AI va in questa direzione, perché porre il 29 a cavallo tra il 25 e il 1 maggio rientra sì nelle prerogative del Presidente che ha scelto la data, ma è stata ovviamente una vigliaccata e comunque non rispettosa dello spirito democratico che c'è. Una tornata referendaria completa. Oltretutto abbiamo visto la spocchia con cui oggi il Presidente dell'AI dice che il referendum sarà un bluff. Probabilmente questo giro che continua a fare nelle comunità continua a parlare solo con i presidenti e gli assessori delle comunità, i quali ovviamente auspicano che sia un bluff e quindi gli passano questo messaggio. Presidente, voi sapete che nelle ultime settimane il Presidente si è accorto che esistono le comunità, allora va in giro a incontrare le giunte, a incontrare i consigli, a incontrare i presidenti. Si è accorto di questo negli ultimi due mesi. Sono state passate tutta una serie di competenze, una serie di risorse alle comunità. Qualcuno vanno a dire in giro, va chi ha detto le competenze le ghiaia alle comunità, e se domandi il contributo e le comunità le sparisce il contributo. Questi sono i messaggi che stanno facendo passare. Ma dichiarare con la classica arroganza e con la classica spocchia che il referendum sarà un bluff, crediamo che sia comunque irrispettoso nei confronti di quel 60% di trentini che non è andato a votare alle comunità per le elezioni delle comunità di valle. Probabilmente non hanno capito la gravità della mancata affluenza alle elezioni delle comunità di valle, e comunque credono di poter procedere con la classica arroganza, la classica spocchia, chiamiamola, o presunzione del Presidente dell'AI. Come vedete, potrebbe apparire strano, sui cartelloni, sulle vele, voi non vedete il simbolo della Lega. C'è un motivo, perché la Lega ha dato l'input alla raccolta di firme. Il comitato promotore è stato formato da cariche interne, da personaggi della Lega, ma nel momento in cui è stato sottofirmato da più di 9.000 trentini, il referendum appartiene ai trentini che l'hanno voluto, che hanno diritto di andare adesso ad esercitare la loro facoltà, e noi invitiamo quei trentini che costantemente si lamentano dei costi della politica, siano famiglie, siano le piccole imprese, che tutte stanno attraversando momenti difficili perché la tassazione complessiva è arrivata a livelli insostenibili, questo è il momento per uscire dalla lamentela generale, andare a votare. Sappiamo che dell'AI ha fatto di tutto, ha scelto la data peggiore per avere affluenza, perché la gente potesse andare, ha scelto l'unico ponte di prima dell'estate, ma i trentini devono saper sacrificare qualche ora di quella domenica, perché questo vorrà dire respirare pro futuro e risparmiare innanzitutto come indennità di carica 7 milioni e mezzo di euro ogni legislatura, su tutti i costi che noi abbiamo così per difetto calcolato ad oggi, che aumentano a più di 15 milioni per spese di funzionamento, raccordi di sistemi informativi, studi eccetera eccetera, senza ancora aver prodotto in 6 anni dalla data di istituzione assolutamente niente. Per 6 anni avevano così paura della partenza che l'hanno tenuta anche ferma in frigorifero per alcuni anni, dopodiché hanno iniziato a costare per la collettività
rendendo caotica l'attività dei comuni che non sanno fino a che punti, fin dove possono arrivare, perché c'è una sovrapposizione di competenze che genera anche conflitto, che genera confusione. Comuni meno autonomi, meno servizi, costi, e non è tempo per permettersi il lusso di avere queste strutture intermedie con questi costi, in quanto, signori miei, a livello nazionale si è deciso di togliere di mezzo anche le province, e noi qua non solo abbiamo una regione, non solo abbiamo le province, non solo abbiamo i comuni, ma abbiamo anche inserito questo ente intermedio con i costi che vi abbiamo appena spiegato. Ai trentini l'invito: sacrificate qualche ora di quella domenica, ma andate a votare, perché altrimenti è inutile continuare a lamentarsi. Sì, noi siamo qua oggi, giornata particolare, perché ovviamente la Lega nei giornali della stampa ha preso la scossa, abbiamo visto che il testo che ha fatto un certo favore per la Lega, si è visto che ha fatto un'altra situazione, che porto e altro per mostrare che i valori della Lega sono ancora di oggi sui giornali, di quello che viene preso il giorno della Lega, non è finita la Lega in parte più forte di prima, non siamo in Trentino, abbiamo questo appuntamento importante delle comunità che si è affidato, che siete là e sta girando come un matto ogni venerdì. Ieri era nel mio paese, porta a casa il centimetro, ha fatto un po' di per la comunità, e nell'intervista che ha fatto per televisione ha detto che lui, a differenza della Lega, gli ha sparato un sacco di petane sulla Lega, in dimostrazione di questo quasi, quanto se ne frega di questo importante avvenimento che sta data l'opportunità alla Lega e il comitato di esprimere i trentini sul giudizio su queste comunità non capite, partite 6 anni fa con la legge provinciale 6-2006, con il flop, quello sì, effettivamente, delle elezioni 26 ottobre, in cui solo il 43% è andato a votare, e se leviamo il 13% che è la Lega, significa che solo il 30% dei trentini ci hanno creduto e andiamo a votare. E prendo l'occasione per invitare anche i colleghi, gli amici delle minoranze del Consiglio con cui ci siamo battuti questi anni per abolirle, per contrastarle, per criticarle, affinché lo sforzo che la Lega sta facendo lo facciano anche loro, perché se è vero come è vero che raggiungere il quorum è molto difficile, crediamo che l'opportunità sia unica più che rara, e i trentini, anche se la data è la più infelice, credo che alla fine con forza spazzeranno via questo ente inutile, e ci accorgiamo giorno dopo giorno quanti milioni e milioni ci costano, e potremo destinarli meglio ai comuni, alle loro competenze che di fatto vengono sottratti. Se non passa il referendum, se rimangono le comunità e la giunta legittima queste comunità attribuendo competenze su competenze alle varie amministrazioni, tra pochi anni purtroppo i nostri comuni spariranno, e noi su questo ci batteremo con forza, e ripeto, chiediamo anche l'appoggio degli amici delle minoranze in Consiglio Provinciale, in particolare al PDL, affinché si impegnino queste 3 settimane che mancano all'appuntamento, affinché i trentini vadano a votare. È un'opportunità unica più che rara per contrastare gli sprechi, per dare dignità ai nostri comuni. Il 29 ottobre, il 29 di aprile, bisogna votare e si recarsi ai seggi per dimostrare dell'AI che non sarà un flop, ma che i trentini hanno capito completamente i paracconi sono scritti. Velocissimamente, perché è stato detto ampiamente tutto, bisogna dire una cosa: che il vero flop sono state le elezioni delle comunità di valle, se pensiamo che oltre il 60% non si è recato alle urne. Perciò il referendum, comunque sia, sarà sicuramente un successo, sicuramente raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo posti, ma oltre a questo dobbiamo dire che se trentini saranno capaci di cancellare questo baraccone, daremo forza in modo credibile ai comuni, dando le vere competenze, perché territorialmente sono loro i più vicini al territorio. Dall'altra parte diciamo anche che nel momento in cui Dell'AI, con tutti i suoi pasticci, si mette oggi insieme a Gimmozzi a fare la sperimentazione, quando la legge è stata fatta nel 2006, credo che questo sia la dimostrazione, la prova provata dell'ennesimo inganno, dove in questo momento ai dipendenti comunali, ai dipendenti provinciali, a tutte quelle forze, a tutte quelle attività che dovranno essere, come dire, trasferite alle comunità di valle, si sta promettendo di tutto di più, però con la famosa parola sperimentazione, l'ennesima truffa. Con il sì sicuramente potremo dare certezza ai servizi,
a chi lavora nei servizi, ma soprattutto ai trentini.